Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare, ovvero, non so ancora il titolo, quindi sarà una sorpresa. Partiamo dal problema. Il problema è che mi è arrivato il nuovo drone, come sicuramente avete visto. Purtroppo non mi sono ancora arrivate le batterie. Batterie che io non ho, perché sono batterie 4S, io ho 2S e 6S. Le 4S non le ho, però, come i bambini, non vedo l'ora di usarlo e di provarlo. Quindi il problema è come rimediare e poterlo usare un 4S se ho batterie non 4S ma 2S? La soluzione ve la do tra poco. Prima però volevo accantonare un attimo il drone e fare un po' di teoria, giusto quel minimo sindacale che serve. Allora, partiamo dal presupposto che io ho batterie 2S. Quindi supponiamo 4 volt teorici. Belle, eh? E 4 volt. Più, meno, più, meno. E supponiamo anche che queste due batterie siano da 500 mAh. Perfetto. Due diciamo nozioni fondamentali sono: se io queste due batterie le metto in serie, alla fine cosa tiro fuori? Tiro fuori la somma del voltaggio, quindi in serie diventerebbe una batteria da 8 volt e rimarrebbero però 500 mA. Se io invece dovessi metterle in parallelo, mi rimarrebbe comunque una batteria da 4 volt, però si sommerebbero i mA, quindi sarebbe 1000 mA. Per la mia problematica vorrei utilizzare due batterie 2S, ovviamente in serie. Questa la teoria. Quindi, per mettere in serie due batterie, quello che bisogna fare è unire il positivo di una e il negativo dell'altra, in modo tale che nei restanti escano 8 volt, quindi raddoppi, si sommano. In questo caso ovviamente si raddoppia, però si sommano i voltaggi. Perfetto, questa è la teoria di base. Ora passiamo alla soluzione. Quindi abbiamo sempre il nostro drone 4S, ma abbiamo batterie 2S. E sarebbe una cosa simile. Come soluzione, io non volevo fare accrocchi qui su questi connettori, allora ho optato per una soluzione diversa, in quanto le batterie le lascio così normali, ma mi creo un accessorietto con questi tre che avevo già in casa, che per quando avevo fatto la modifica al Tinigo. Ecco, la logica alla fine è la medesima. Il Tinigo utilizzava due batterie 1S e io ho tolto quel tipo di alimentazione e ne ho aggiunta un'alimentazione normale per una batteria a 2S. Quindi io vorrei farmi un accessorio dove da una parte ho questi due ingressi per le due batterie e dall'altra ho questo spinotto da poter inserire nel drone. Ovviamente la risultante qua deve essere un 4S e per farlo, come abbiamo visto, per mettere in serie basta unire il positivo di una batteria col negativo dell'altra batteria. Quindi da questa parte io toglierò
uno dei due cavi, quindi o il positivo o il negativo, è indifferente, dall'altra parte ovviamente il segno opposto. Quindi se qua tolgo il positivo, dall'altra parte tolgo il negativo. Un cavetto lo utilizzo per collegare, per fare da ponte dal positivo che ho tolto di qua al negativo che ho tolto di là. Qui queste due risultanti, positivo e negativo, toglierò questi due fili e le salderò direttamente sull'uscita. Ovviamente vorrei farlo un po' più corto, il più compatto possibile. Non lo so, penso di vedere strada facendo, quindi non ho provato prima. Quindi vediamo che cosa ne salta fuori, per intenderci. Allora, li mettiamo sullo stesso lato, tipo così. Allora, io mi aiuterei con dello scotch. Sì, in effetti uno potevo anche lasciarlo, tagliarlo e girarlo, però vabbè, ormai è andata. Così va meglio, lo so. È un po' brasato, fa un po' caccare. Sono indeciso se lasciarlo un po' più lunghetto oppure corto. Facciamo una prova. Bene. Teoricamente va bene, esteticamente fa veramente schifo, però dovrebbe funzionare, vediamo. Che schifo. Direi che bisogna far qualcosa. No, così fa veramente cagare, poi sicuramente sbilancia. Però diciamo che funzionare funziona.
Va bene, passiamo poi comunque eventualmente alle migliorie e ai test soprattutto. Mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per sostenermi, per fare altre cazzate come queste. E una buona giornata, ciao!